Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi ci soffermiamo sulla biografia di un grandissimo autore, Giovanni Boccaccio, che insieme a Dante Alighieri e a Francesco Petrarca costituisce l'insieme delle cosiddette tre corone, ossia dei tre letterati illustri che hanno reso veramente grande la letteratura italiana del Trecento. Boccaccio nasce a Certaldo, nei pressi di Firenze, nel 1313 ed è il figlio illegittimo di un mercante. Il padre lo riconosce, cosa all'epoca per nulla scontata, e Giovanni ha così modo di seguirlo nel corso della sua professione, quindi già all'età di 14 anni si trasferisce a Napoli, seguendo il padre nell'attività commerciale e venendo poi avviato agli studi di diritto. Il giovane tuttavia è interessato molto di più alla letteratura che non ai commerci, quindi prende a frequentare la corte del re Roberto d'Angiò. È proprio in questo contesto, piuttosto vivace sia da un punto di vista culturale sia umano, che ha modo di fare diverse esperienze. Conosce da un lato i divertimenti mondani e dall'altro viene a contatto con la letteratura dei romanzi francesi, con la poesia provenzale e anche fiorentina, e soprattutto conosce la donna di cui si innamora e a cui dà il nome letterario di Fiammetta. La donna in questione si chiamava Maria dei Conti d'Aquino. Inizia nel frattempo a scrivere le sue prime opere in volgare e quindi, diciamo, cresce in un ambiente vivace ed estremamente stimolante. Nel 1340 si trova a dover lasciare a malincuore Napoli e a tornare a Firenze, ed è proprio a Firenze quando nel 1348 la grande peste che infuria nella città provoca la morte di suo padre e anche di molti suoi amici. Questa esperienza gli darà lo spunto per scrivere quella che sarà poi la sua opera più famosa, il Decameron, che prende appunto spunto da questo evento per collocare questa allegra compagnia di giovani in un contesto campestre dove passano il tempo raccontandosi novelle. Ecco, per quanto riguarda la letteratura, sia l'esperienza giovanile alla corte d'Angiò, sia più in generale, diciamo, il contatto con le donne, porta Boccaccio a sviluppare, almeno nella fase giovanile, un forte interesse per la letteratura di intrattenimento, quindi per un pubblico aristocratico e soprattutto femminile, cosa che rinnegherà poi molti anni più avanti, quando nel 1365 scriverà Il Corbaccio, che è viceversa un'opera apertamente misogina. Ecco, nella fase in cui si dedica alla stesura del Decameron, abbiamo invece un graduale distacco da questa letteratura cortese e un avvicinamento ad una narrativa di carattere più realistico e popolareggiante, che nel Decameron raggiunge appunto il suo apice. Ecco, a questo dedicheremo poi una lezione a parte, trattandosi di un'opera di grande spessore, di una certa complessità. Negli anni successivi al 1350, Boccaccio svolge diversi incarichi diplomatici per conto del Comune di Firenze e fra questi incarichi anche una visita a Francesco Petrarca. Quindi nel corso di questo incontro tra i due scrittori nasce una profonda amicizia, un'amicizia sincera e anche duratura, quindi sicuramente legata alla stima reciproca e anche proprio ad un comune interesse culturale, in particolare modo l'amore per la letteratura classica e per i manoscritti antichi. Questo sarà lo spunto anche per la fondazione di un circolo di filologi a Firenze, quindi Boccaccio si spende particolarmente affinché si possa diffondere l'insegnamento del greco e attraversa poi anche in seguito una fase di, diciamo così, grande scrupolo morale, per cui viene preso da rimorsi di carattere morale e religioso per alcuni contenuti che aveva messo nel Decameron e pare che addirittura abbia pensato seriamente di darlo alle fiamme.
Ecco, diciamo che poi si trova ad affrontare anche una serie di problematiche di carattere economico e quindi si trasferisce di nuovo a Napoli sperando di poter tornare a condurre la vita agiata e serena di un tempo. Questo purtroppo non è possibile e rientra quindi ancora in Toscana, ritirandosi nella sua casa di Certaldo a partire dal 1370. Nel 1373 il comune di Firenze gli assegna un incarico particolare, ossia una serie di letture pubbliche della commedia dantesca, e sarà proprio Boccaccio a ribattezzarla Divina. Quindi Dante non l'aveva chiamata Divina Commedia, e questo aggettivo che ormai per noi è diventato parte integrante del titolo dell'opera viene appunto aggiunto da Boccaccio. Gli ultimi versi vengono scritti dal poeta nel 1374 per commemorare la morte di Francesco Petrarca, e l'anno successivo si spegnerà anche Boccaccio nella sua casa di Certaldo. Bene, con questa breve lezione abbiamo terminato, spero che l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!